Onori ai caduti. Durante la lotta al brigantaggio furono massacrati dai briganti. La città di Termini Imerese li ha ospitati in questo cimitero e fu fatta una raccolta per realizzare questo obelisco, questo monumento, e devo dire che il padre dell'attuale sindaco, il dottor Enzo Giunta, ha scritto una pubblicazione al riguardo. È una persona molto conosciuta, una persona storica, una persona che cura molti questi dettagli e oserei dire anche patriottica. Se non ricordo male c'è anche un colonnello dei carabinieri nell'ambito della famiglia del sindaco che... Va bene, adesso la cerimonia proseguirà per deporre un omaggio floreale ad altri due nobili termitani caduti effettivamente della Forza Armata. Un ragazzo vittima del dovere e un altro caporalmaggiore scelto dell'esercito italiano, caporalmaggiore capo scelto, un altro caporalmaggiore scelto caduto in Afghanistan il 20 febbraio 2012, che hanno colpito la nostra città. La cerimonia si concluderà nel rendere omaggio a un bambino che è stato ospite nella nostra città, figlio di istriani esuli, voi sapete l'esodo istriano Giuliano-Dalmata, che poi comunque ci relaziona al riguardo il dottore Lobono. Concluderà la cerimonia il sindaco e il presidente del consiglio con i saluti finali. Quindi vi invitiamo a proseguire il nostro breve percorso. Grazie.
poi faremo una breve commemorazione. Solo per ricordare questo tragico momento, Termini Imerese è stata, diciamo, la seconda città siciliana indicata dal Ministero dell'Interno e poi dalla Prefettura di Palermo a ospitare gli esuli istriani, fiumani e dalmati che arrivavano dal confine orientale d'Italia. Un confine turbolento, un confine quando la seconda guerra mondiale si era conclusa, ancora lì continuavano le rappresaglie, soprattutto contro gli italiani. Questa famiglia, il piccolo Nicolò, era nato a Vallona, Chierso, e con la sua famiglia sono stati costretti ad andare via, a lasciare tutto, a lasciare la propria casa, a lasciare gli affetti, a lasciare le proprie radici, ed andare via perché non potevano più vivere là, perché erano considerati dei nemici del popolo. Arrivati fuggiti in maniera rocambolesca dalla loro città con la famiglia, loro erano in cinque, la mamma e il papà faceva l'oste, la mamma e i due fratelli più grandi, il fratello Sergio e la sorella Loretta, che ringrazia tutti, ringrazia l'amministrazione comunale, ringrazia la città per aver tenuto il proprio fratellino. Io sono in costante contatto con Loretta. E lei la ringrazia quotidianamente, la famiglia Badalì e l'allora amministrazione del campo profughi di Termini Imerese, la persona dell'avvocato Papalia, che allora realizzò questa lapide con la foto del fratellino. Niente, loro arrivati a Trieste, quando ovviamente come tutti gli esuli istriani, fiumani e dalmati, sono arrivati lì, il funzionario dello Stato, quando indicava loro che erano stati destinati alla Sicilia, per loro era una tragedia nella tragedia, perché fuggivano dal regime comunista di Tito e, secondo quanto era di loro conoscenza, la Sicilia, essendo terra di profonda e radicata presenza di mafia, fuggivano a Tito e venivano a morire per mano della mafia. Quindi la loro reazione era quella di suicidarsi, di volersi buttare sotto un treno, di non volere venire in Sicilia. Il riscatto qual è? Il riscatto è che quando loro sono arrivati nella nostra terra di Sicilia, i siciliani li hanno accolti bene, li hanno accolti a braccia aperte, e loro non dimenticano, nessuno di loro dimentica la Sicilia. Qualcuno, ovviamente, rivendicando le loro radici italiane dell'Istria, di Fiume e di Dalmazia, dicono che la Sicilia è la loro seconda terra. E quindi questo è il grande orgoglio che la Sicilia si porta dentro, i siciliani e i termitani in questo caso. Perché, come vi dicevo in apertura, erano due campi profughi, uno a Catania Cibali e uno a Termini Imerese, la caserma La Masa, oggi luogo di uffici comunali, di aula consiliare. Allora era luogo di raccolta, luogo di stenti, luogo di sofferenza. Ma i termitani hanno saputo alleviare questa grande sofferenza che loro hanno vissuto. Purtroppo, come oggi stiamo ricordando, stiamo commemorando questo giovanissimo italiano, perché è giusto ricordare che loro sono italiani, come diceva Indro Montanelli, sono italiani due volte. Sono italiani perché sono nati in terra italiana, e sono italiani perché hanno scelto, dopo i trattati di pace, di optare per essere italiani. Quindi sono
andati via da quelle terre e approdate nella loro madre patria, che era l'Italia. Arrivati qua, loro sono stati sistemati nel campo profughi, nella palazzina B, dove, per essere chiari, dove adesso ci sono gli uffici del rilascio dei certificati, delle tessere elettorali, quindi questa era la palazzina, a due piani, loro erano sistemati accanto. Purtroppo loro sono arrivati nell'agosto del 49, il bambino aveva poco più di tre anni, e niente, utilizzavano lo spazio esterno con gli altri bambini per divertirsi, per i genitori, tantissimi di loro non parlavano ai più piccoli della loro tragedia umana, di quello che avevano vissuto e che stavano vivendo. E quindi passavano le giornate in maniera spensierata all'interno del campo profughi, all'interno della villa comunale, la nostra villa Palmeri, che loro ricordano, quando parlano della nostra villa gli si illuminano gli occhi. E purtroppo nel febbraio del 52, mentre Nicolò giocava con gli altri bimbi e con suo fratello Sergio, che era il più grande, la mamma si trovava nella parte opposta, perché nella parte opposta c'erano i bagni, c'erano i lavandini dove loro li utilizzavano per lavare i panni. E siccome il campo era dotato all'interno di una infermeria, era dotato di, perché tanti di loro ovviamente hanno pure partorito lì, quindi sono nati a Termini Imerese qualche bambino, c'era una infermeria, quindi un'ambulanza della Croce Rossa, facendo una brusca marcia indietro, purtroppo ha schiacciato il bambino. E quindi questa è la tragedia nella tragedia. Lui è rimasto qui, la comunità di Termini lo ha adottato, continuerà a volergli bene. Io vengo quasi quotidianamente, venendo a trovare i miei cari, vengo pure da lui, l'ho promesso alla sorella Loretta. E quindi questo momento io desideravo ringraziare l'amministrazione comunale, ringraziare il luogotenente Michele Galioto, che ha voluto fortemente questo momento. E desidero lanciare un pensiero nei confronti di Nicolò. Nicolò, Termini non ti abbandona, saremo sempre la tua patria, la tua seconda patria, però troverai sempre qualcuno che porterà un fiore nella tua tomba. Grazie. Bene, signori, io nella mia doppia veste, il sindaco mi ha incaricato di dare una mano nell'organizzazione di queste manifestazioni patriottiche 2, 4 e 12 novembre, come è stato ampiamente detto. E io di buon grado, nella doppia veste di militare e di consigliere comunale, ho accettato di buon grado e dico che mi sento a casa. Oggi sono particolarmente emozionato nel vedere tante uniformi, ma soprattutto, consentitelo, nel vedere il grigio verde che mi ha legato per circa 40 anni a fare questa professione, questo atto di fede, perché vedete, fare il militare non è solo un mestiere, ma bisogna sentirlo di fare. E quando uno è militare si può dire per tutta la vita, anche se poi svolge altre cose, però se ha le regole militari scolpite nel cuore se le porterà sempre. Io ringrazio il dottore Lobono per avermi ricordato nel ricordo di Nicolò, ma dico che è stato anche fortemente voluto e condiviso dall'amministrazione comunale, dal nostro sindaco, che io lo definisco un sindaco patriottico, perché ci tiene molto a questi momenti, tant'è che vuole sempre condividere con tutte le autorità locali presenti nel territorio questi bei momenti. Dico solamente grazie a tutti per quanto mi riguarda, alle associazioni combattentistiche d'arma, ai cittadini, a tutte le autorità civili e militari, al colonnello Poma in rappresentanza del generale comandante della regione militare Esercito Sicilia, del comando militare Esercito della Sicilia con sede a Palermo. Quindi grazie a tutti e cedo la parola al Presidente del Consiglio per un cenno di saluto, dopodiché concluderà il Sindaco. Grazie, ringrazio il luogotenente, nonché consigliere comunale Michele Galioto, per la splendida organizzazione e comunque tutti quelli che hanno collaborato perché ciò si potesse realizzare. Ringrazio le autorità civili, militari, religiose che sono state presenti oggi. E il mio pensiero oggi va a chi non c'è più, a chi è stato strappato dalla vita e che ha lasciato un vuoto incolmabile. È qualcosa di innaturale, direi. E il mio pensiero va alla guerra, e mi ricollego a te, Fabio, il ricordo di questo bambino, di Nicolò, che è stato strappato alla vita, ma che è stato accolto da questa terra. La guerra porta sterminio,
porta sconvolgimento familiare, porta sicuramente distruzione. E oggi, se ci avviciniamo ai media, ai telegiornali, se diamo un attimino un'occhiata a quello che sta accadendo nel nostro mondo, è quasi impensabile nel terzo millennio che la risoluzione dei problemi possa avvenire attraverso la guerra. Questa è una cosa che Giovanni Paolo II, in un suo discorso, disse: basta alla guerra, perché l'umanità sta quasi per finire. E quindi io vi dico che in un momento storico come questo, dove si parla anche di respingimenti rispetto a esuli che vengono da queste terre, mi ricollego di nuovo agli istriani che sono stati accolti e a tanti di noi che sono per la non accoglienza, direi che invece dobbiamo essere per l'accoglienza, perché solo così possiamo onorare il ricordo dei nostri caduti in guerra, in quanto l'Italia è un'Italia che lotta per la pace e non ha mai lottato per la guerra. Quindi la società può essere cambiata, dobbiamo puntare veramente ad una società migliore. E lo dico anche, e spero domani, quando sarà il 4 e il 12, ci saranno presenti anche tanti giovani che possono sicuramente essere il nostro futuro e il nostro presente per dire no alla guerra, alle furberie, all'illegalità, perché dal basso si deve partire per evitare tutto questo, e non soltanto per i governi mondiali o internazionali, ma anche noi possiamo fare qualcosa, sicuramente dicendo no ai soprusi. L'altra volta mi ritrovavo in una scuola con dei ragazzi e ho detto: bisogna già incominciare a dire di no al bullismo, bisogna già incominciare a dire di no alle prevaricazioni, all'umiliazione, all'offesa verso l'altro, perché l'Italia deve mirare a un'Italia unita e a un'Italia solidale, perché chi lascia la terra e chi mette un proprio figlio in un barcone sicuramente è perché è l'unico modo per salvarlo. Non lo metterei mai mio figlio su una barca se non fossi cosciente del fatto che dietro di me c'è solo la morte. Quindi io vi invito veramente ad un'Italia unita, quindi viva l'Italia unita e solidale, viva le forze armate, viva l'Italia che va verso la pace. Grazie. Io sarò brevissimo, anche perché il sole picchia per tutti, soprattutto per voi che siete in divisa. Anzitutto registro la presenza della signora Grazietta Drasic, che è un'esule istriana dell'Istria, che risiede qui e è rimasta a Termini Imerese, e ciò dimostra, così come nella vicenda del piccolo che è andato via soltanto a 5 anni, dimostra che Termini Imerese, come ho avuto modo anche di parlarne con il colonnello poco fa in mio informale, Termini Imerese è città di accoglienza. Termini Imerese è una tradizione di accoglienza, da sempre l'ha avuta, tanto che tantissime persone che sono venute qui per lavoro in questi anni, nei carabinieri, nella polizia, nell'esercito, nella guardia di finanza, piuttosto che nell'area industriale, sono rimaste qui, hanno fatto famiglia qui, hanno i figli qui, che lavorano, studiano ormai da più generazioni. Termini Imerese è accoglienza. Oggi, nel secondo giorno del mese di novembre, stiamo ricordando i nostri cari, i nostri defunti. Io vorrei che questo ricordo avvenisse, è un mio desiderio, magari poi rimane un desiderio, ma vorrei, parlo per me per primo, fosse un ricordo diciamo quotidiano, non soltanto nel periodo precedente o successivo, immediatamente successivo alle ricorrenze. Perché io credo, nel mio umile pensiero, che possiamo guardare al futuro con serenità, in un momento tra l'altro nel quale socialmente ci sono molti individualismi, molti personalismi, dove siamo tutto spersonalizzato per il profitto piuttosto che per la tecnologia, e comunque non ci sono più rapporti umani. Credo che soltanto ricordandosi di chi ha perso la vita per la patria, di chi è stato e ha vissuto difficoltà come Nicolò, di chi ha bisogno di sostegno, di chi ha bisogno di accoglienza, soltanto sapendo e ricordando quello che è il nostro passato, potremo guardare con serenità al futuro e con un po' di ottimismo in più rispetto a quello che oggi viviamo. Concludo ringraziando
il luogotenente Galioto che mi ha sollevato dall'organizzazione in modo egregio, il colonnello Poma e tutti i presenti, tutte le forze dell'ordine, grazie a tutti e teniamoci stretti, uniti per cercare di dare una mano di crescita a questa città. Grazie ancora a tutti. Okay. Volevo dire che l'ha curata Fabio Lobono anche il restauro delle proprie spese e cure, l'amministrazione comunale non ci ha messo.